Pastoraggio, adesso lo chiediamo subito a Monti, ma De Angelis, il governo cosa rischia con questa ennesima frattura? Allora, sul lunedì non rischia e segnalo che non a caso Conte fa, non voglio fare un tecnicismo, la cosiddetta informativa, perché evita così il voto del Parlamento che ci sarebbe stato se avesse scelto altri modi, diciamo, Quindi non si per arrischia a riferire in andare a aula. un voto perché non è sicuro di avere la No, il voto ci maggioranza. sarà più avanti al Senato. Il punto vero è la maggioranza, il punto vero è la crisi politica della maggioranza e del governo. Conte, sono d'accordo con Padre Lau, fa un discorso molto duro perché ha iniziato ieri con la querela, perché tra l'altro evocare il nemico e polarizzare con Salvini ricompatta molto, ma se tu metti insieme gli elementi degli ultimi giorni è davvero impressionante, non c'è un solo terreno su cui il governo esprime una posizione comune, la prescrizione, guarda, me li sono segnati perché sono troppi, la prescrizione, la RAI, le alleanze locali, le concessioni autostradali, la commissione inchiesta sul finanziamento e poi l'ILVA, oggi anche l'autonomia. E perché non c'è? Perché? Perché il problema è che la crisi che c'è all'interno dei 5 Non dire Stelle. che manca l'anima, No, 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 non ma no, sai allora. che cosa? No, no, manca, secondo me innanzitutto manca la guida in grado di ricomporlo anche con una certa determinazione. Allora, ti E fermo. manca un modo di stare assieme perché la crisi dei 5 Stelle, là ci sono due idee diverse da Due stare idee dentro. diverse e questo la.